iniziato i controlli della Corte dei Conti a Palazzo San Giacomo. Voi siete tranquilli, state lavorando, state collaborando? Com'è la situazione? Ma la situazione non è mai tranquilla. Cioè, sono 6 anni che noi viviamo una situazione difficile e seria. Il controllo della Corte dei Conti non è una notizia, perché noi siamo un ente sottoposto al piano di riequilibrio, quindi siamo sottoposti costantemente non solo al controllo della sezione regionale della Corte dei Conti, al controllo del governo, della commissione centrale, che ogni volta che dobbiamo fare uno spostamento di un'unità di personale, un'assunzione, dobbiamo chiedere il permesso, e perciò è difficile governare Napoli in questi 6 anni, ed è per questo che abbiamo raggiunto degli obiettivi incredibili pur in una situazione così difficile. Quindi la cooperazione con la Corte dei Conti è massima, come è sempre stata, lo è in questo caso. Noi siamo assolutamente convinti di superare le difficoltà, e anzi io ritengo che il 2017 sarà l'anno decisivo per la svolta in positivo della nostra città, perché entro quest'anno, quindi entro dicembre, ci sarà un cambiamento fortissimo su 2 aree che sono fondamentali per superare il vaglio del controllo progressivo a cui siamo sottoposti: le dismissioni del patrimonio, su cui proprio in questi giorni stiamo facendo delle operazioni strategiche che porteranno molta cassa al Comune di Napoli, e il miglioramento della capacità di riscossione della lotta all'evasione. Finalmente quest'anno possiamo dire che si concretizzeranno le azioni che abbiamo messo in campo, e poi ci auguriamo anche, approfitto di questa domanda per dire anche questo, che il governo finalmente riveda un po' la normativa complessiva sugli enti sottoposti a piano di riequilibrio. Ma detto questo, io oggi mi sento più tranquillo di un anno fa. Primo, perché abbiamo messo in campo, con l'ultimo bilancio approvato, quelle azioni necessarie che ci consentono di uscire definitivamente dal tunnel, ma anche di avere la squadra giusta per poterlo fare. Devo essere sincero, e non penso solamente chiaramente alla Giunta, che era forte prima ed è forte anche adesso. Penso a tutta l'articolazione della ragioneria, del bilancio, dove oggi ci sono quelle persone che ci consentono anche di poter fare quel salto di qualità e dare quelle garanzie di concretezza che chiaramente chi fa controllo richiede giustamente che siano messe in atto quanto prima. L'assessore, stavo dicendo Palmo, là, Panini, mi ha detto che effettivamente in questo periodo c'è stato un periodo, una difficoltà di cassa, che è una cosa molto normale che accade ogni giugno di ogni anno, però che da Roma stanno arrivando dei soldi, circa, noi abbiamo parlato di circa 200 milioni di euro che stanno arrivando da Roma, e quindi non c'è un rischio per gli stipendi, per i pagamenti e tutto. Lei me lo può confermare? A me sembra strano che voi parlate di un momento di crisi di cassa, perché da giornalisti attenti con cui ci avete seguito, noi siamo stati bloccati, solamente Napoli, siamo stati bloccati con la cassa dal 21 dicembre del 2016 al 21 aprile del 2017, e hanno messo in campo azioni per farci andare in dissesto. Questo è molto evidente. Quindi noi adesso stiamo lentamente recuperando una situazione che è stata drammatica. Quindi la domanda iniziale, voi siete tranquilli, noi siamo partiti veniamo da un dramma di quest'inverno, dove noi siamo arrivati a un passo per chiudere definitivamente la città. Adesso noi, per poter uscire anche in questo caso dalla situazione di difficoltà, dobbiamo avere, ma in questo caso non solo Napoli ma tutti i comuni d'Italia, quello che spetta, cioè che lo Stato deve, attraverso i trasferimenti dovuti ai comuni, trasmetterci i soldi. Quindi a noi dovranno arrivare la settimana prossima circa un po' meno di 200 milioni di euro, che sono ovviamente una boccata di ossigeno, ma che non sono soldi per Napoli, sono i soldi che il Ministero dell'Interno con il decreto trasferisce da Trento ad Agrigento, quindi, e per noi sono necessari, ma anche per gli altri comuni, per noi in particolare sono soldi assolutamente indispensabili, però a noi questo serve fino a un certo punto, cioè serve, come dire, per erogare i servizi essenziali. Oggi noi quello che è importante è superare definitivamente quella crisi strutturale che altrimenti mette in affanno costantemente la nostra città, che si deve fare con le azioni che ho detto prima, che le conoscete perché le abbiamo indicate in bilancio. Quindi noi adesso stiamo lavorando per concretizzare quello che già abbiamo formalizzato nell'approvazione del bilancio. Quindi oggi mi sento, rispetto a qualche mese fa, molto molto più tranquillo, nel senso che abbiamo messo in campo le azioni
legate al bilancio e ovviamente non abbiamo più il pignoramento di prima. Ci attendiamo però dal governo quei fatti che seguano agli impegni presi dal Presidente del Consiglio un mese fa quando ci siamo incontrati. Un'ultima cosa poi ti lascio stare, l'ex assessore Palma collaborerà ancora con voi perché si è sparsa una notizia che in qualche modo tornerà a darvi una mano. Ma è quello che ho detto anche io in Consiglio Comunale, io mi auguro e sono persuaso del fatto che così accada, che Palma rimanga non solo nella squadra politica ma che presto possa ritornare a far parte comunque della nostra squadra. Salvio, non lo so, Salvio una Palma è un tecnico molto bravo, una persona per bene, una persona che si è caricato difficoltà enormi, ha lavorato con noi con spirito di servizio, è una risorsa e noi dobbiamo allargare la squadra proprio perché gli ostacoli continuano a essere tanti e mentre noi siamo impegnati a salvare la città, farla crescere sempre di più, a diventare non solo capitale della cultura, dell'umanità, del turismo e dei giovani, ma anche dei servizi efficienti, c'è chi gioca invece a far fallire ANM come a far andare in dissesto Napoli. Attenzione, noi abbiamo un pezzo di politica che continua a godere, ma non solo di politica per la verità, un pezzo di politica che continua a godere e scommettere sul fallimento della città. Questi poi sarebbero i napoletani, insomma, che amano e difendono la loro città. Noi vorremmo avere uno spirito di squadra in questo momento. E quindi invece ancora una volta devo dire registriamo attività di ostacolo che cercano di frapporsi in modo decisivo al raggiungimento di obiettivi strategici. Ti riferisci a ANM in particolare? ANM non solo. Grazie. Anche grazie.